posti, da blu diventa, diventa rosa. Ma dice a asso di fiori. Attenzione, asso di fiori. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. E dato che oggi è lunedì, benvenuti in un nuovo tutorial. Oggi vi insegnerò tre magie super facili da fare e veramente fighe con i post-it. Post-it rigorosamente Mitama, ovviamente. Quindi come al solito, prima vi faccio vedere la performance e poi vi spiego l'effetto. Partiamo con il primo. Per il primo effetto vi farò vedere come si piega un cucchiaio con la mente. Infatti qui, signori e signori, ho un cucchiaio disegnato e lo piegherò col pensiero. E voilà, vi spiego come si fa. Allora raga, il primo effetto come si fa? Avrete sicuramente bisogno di un post-it, o meglio di due post-it, di un pennarello e anche dello scotch, ok? Perché dovremo costruire una sorta di post-it truccato. Vi faccio vedere come si fa. Come prima cosa, invece di staccare un solo post-it, ne stacchiamo due assieme, ok? Uno e una due, credo siano due, non lo so, vado a caso. Bene, e sul primo post-it dovremo disegnarci un cucchiaio. Io non sono bravo a disegnare un cucchiaio, però per far capire a tutti che com'è un cucchiaio bisogna fare una parte alta grossa e poi una parte bassa, giusto così, fine. Ci facciamo anche un riflesso, ok? Così potrebbe quasi sembrare un cucchiaio. Dato che abbiamo due post-it, quello che dovremmo fare sarà, in realtà si può anche strappare, vi faccio vedere come si fa, potete farlo con le forbici o no. Dovete strappare questa parte qui, ok, tutta la parte fino più o meno al centro, così, e di nuovo verso l'alto, in modo tale che vi rimanga questa cosa qua, ok? Una roba, una sorta di flappino, non so come chiamarlo, un flap fatto così, perché quello che andremo a fare sarà semplicemente tirare giù questo flap e il foglio si piegherà, ok? Lo tireremo giù col pollice. Però per rendere il tutto più facile, quello che andremo a fare è tagliare un pezzo di scotch. Perfetto, non riesco a tagliarlo. Abbastanza lungo ma non troppo. Ok, così circa va bene. E lo andiamo a ripiegare su se stesso. Così, circa per un terzo. In modo tale che questa parte qua rimanga appiccicosa e la parte sotto no. La parte appiccicosa la andiamo a appiccicare appunto sul flappino, però verso destra. Così. E ora se vediamo che sporge troppo andiamo a dare un piccolo taglio qua. Ok? Di questo è il nostro gimmick. Ovviamente in controluce si vede, ma normalmente non si vede. E quello che semplicemente facciamo sarà tenere il foglietto in questo modo, quindi con le dita davanti così, e il pollice dietro esattamente sul pezzo di scotch. E quello che succederà è che col pollice tireremo in giù il pezzo di scotch che farà piegare tutto quanto il foglio. E ovviamente da davanti sembrerà, facendo anche un po' lo sforzo, che il foglio si stia piegando e voi non state facendo assolutamente niente. Poi ovviamente per tornare su semplicemente rispingete in alto con il pollice. Quindi è, ora vi farò vedere come piegare un cucchiaio. Il cucchiaio si piega e poi torna su. E la cosa figa è che il post-it sembra singolo, ok? Se volete proprio fare i fighi e le cose fatte per bene, ora potete mettere il foglio in questo modo, ok? Sfilare la parte di gimmick, ok? Che vi si andrà a appiccicare al vostro pollice e far controllare il foglio. E voi ovviamente portate via il foglio truccato, ok? Questo soltanto se volete una cosa in più. Per quanto stupido sia sto gioco, a me piace veramente un botto. Per il secondo effetto ho bisogno di una predizione che ho scritto qui sul post-it, fate attenzione, e si andrà a selezionare una carta, quindi abbasso la videocamera. Predizione sul post-it che lascio per il momento in tasca, ma comunque si vede, ok, giusto? E ora si mescolano le carte, e sono ovviamente tutte quante diverse dalla prima all'ultima, e lo spettatore mi andrà a dire stop in un punto qualunque. Mettiamo che ci dica stop qua, si ricorda la carta, in questo caso l'asso di fiori, la tengo qua, e come potete vedere la mia predizione dice esattamente a, non solo a, ma dice a asso di fiori. Attenzione, asso
di fiori. Voilà, andiamo a vedere come si costruisce sta roba. Allora, per il secondo effetto ci sarà bisogno di un po' più di setup, perché praticamente, come vedete, è abbastanza lunga come roba da costruire, però secondo me è veramente figa. Quello che dovete fare, e adesso ve lo spiego in breve, è semplicemente prendete il vostro blocchetto di post-it, ne staccate uno e lo andate a riattaccare al contrario. Ora staccate anche quello sotto, quindi ne staccate due, e le andate ad attaccare al contrario. Ok? Ora staccate anche quello che avete appena attaccato al contrario e lo riattaccate al contrario, fino a quando non farete praticamente 11-12 lettere, ok? E che cosa dovete fare? Semplicemente scrivete una carta, quella che volete. Io ho scritto asso di fiori, ma potete scrivere carte più corte, per esempio due di fiori, ok? Potete fare D, come vedete se tirate su, ok? Andate a scrivere qua U, 2, 2 di fiori, eccetera eccetera. Io lo faccio rivedere con asso di fiori. Fino a quando non l'avete fatto praticamente con tutte le lettere, vi verrà sta roba lunghissima qua, che però è molto scenica, è molto figa. Dopodiché prendete tutto questo blocchetto, lo appiccicate sopra al blocchetto normale, e prendete un mazzo di carte, e quello che dovete fare sarà semplicemente forzare la carta che avete scritto. Nel mio caso asso di fiori, quindi ho in cima l'asso di fiori. Scegliete voi il modo preferito per forzare. Io nel video ho fatto questo. Semplicemente ho tagliato all'asso di fiori, ok? Ho messo il mignolo, quindi ho il mignolo qui. Ho separato le carte con il pollice, ho fatto cadere un po' di carte, e quando sono arrivato all'asso di fiori mi sono fermato e ho fatto vedere l'asso di fiori. Se voi ovviamente avete uno spettatore, semplicemente tagliate, tenete il mignolo, ok? Vi fate dire stop dove vuole, e ovunque lo spettatore vi dica stop, voi semplicemente alzate alla separazione, e in quel modo lì forzerete l'asso di fiori. Quindi lo spettatore mi dice stop dove vuole, si ricorda la carta, in questo caso l'asso di fiori, e vi faccio vedere che nella mia tasca ho la predizione che dice esattamente A. E lo spettatore dice cosa? A. La mia predizione dice A, e prendete as, s, od, i fiori, fate vedere tutte quante le lettere dalla prima all'ultima, e poi lasciate tutto e si chiuderà in automatico. Questa è la figata di questo effetto, che si chiude in automatico, è molto scenico, e questo piace un botto. Per l'ultimo effetto avrà bisogno di un post-it, come potete vedere, di colore blu, che vado a piegare più e più volte. E ora fate attenzione, perché vedrete il momento in cui il post-it da blu diventa rosa. Eccolo qua, signore e signori, il post-it rosa. Andiamo a vedere come si fa. Questo effetto invece è il più semplice dei tre, secondo me, perché è veramente veramente banale, e tutto quello che dovete fare è semplicemente prendere due post-it, uno diverso dall'altro, dovete essere ad un tavolo, e uno segretamente lo piegate prima, tac, lo piegate in quattro o addirittura ancora uno in più, ok, in modo tale che vi stia nascosto nella vostra mano, in modo tale che vi possa rimanere nascosto tra le vostre dita, ok, chiuso in questo modo. Quindi quello che fate è semplicemente avere questo post-it piegato in quattro. Io lo tengo per esempio sull'anulare, ok, però c'è chi lo tiene in questo modo alle dita o addirittura sul medio. Io sinceramente preferisco l'anulare perché mi sono abituato così, e quello che fate è arrivare al tavolo sempre con le dita chiuse, ovviamente da davanti non si deve vedere niente, prendete un post-it di un altro colore blu, e tenendo la mano in questo modo gli spettatori non penseranno mai che voi avete qualcosa di nascosto, e piegate questo post-it nello stesso numero di volte di questo, ok? Quindi lo piegate 4 e poi ancora una, e qui arriva la magia, perché dite che vedranno il post-it cambiare colore, ok? E quello che voi fate è semplicemente mettere la mano tipo in questo modo, in modo tale che ci passino le cose, andate a prendere il post-it blu e fate sempre questo movimento 3 volte. Arrivate al bordo del tavolo e lo prendete e lo lasciate cadere, tac, ok? Trattenete quell'altro. Arrivate di nuovo al bordo del tavolo, lo prendete ancora una volta e lo lasciate cadere. La terza volta lasciate cadere questo post-it sulle vostre gambe, facendo finta di averlo preso, e appoggiate la mano sopra in questo modo, e quando andate ad aprire le dita, semplicemente aprite anche queste dita, e sembrerà ovviamente che ha cambiato colore, ok? Quindi è tac tac tac, prendo, faccio il gesto di appoggiare, mentre faccio il gesto di appoggiare apro queste dita, e quello che succederà è che ovviamente il post-it cade, e per lo spettatore avrà cambiato colore. Qui la cosa bella è che potete aprirlo con tutte e due le mani e far vedere che
non c'è niente di truccato. Voilà. Quindi ragazzi, questi erano gli effetti. Spero che vi siano piaciuti e che vi abbiano fatto divertire. Ovviamente sono super divertenti da costruire e utilizzano un oggetto che tutti quanti noi abbiamo e molte volte non sappiamo come usare in magia. Quindi questo secondo me è il migliore. Guardate che figata. Questo è il metodo migliore per divertirsi. Quindi spero che questa puntata di Art Attack vi sia piaciuta. Come al solito, se volete acquistare mazzi di carte, libri, DVD, qualunque cosa, andate sul sito di AssoK e col codice sconto Jack Nobile avrete il 10% di sconto su tutto il pianeta. Se volete vedere gli altri video di magie, come creare magie in 5 minuti, vi lascio la playlist qua sopra. Io come al solito vi mando un mega bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Bella sta chiusa.